mercato giapponese è dovuto essenzialmente alla passione anche personale mia e dell'azienda nei confronti di questo mercato, che a nostro avviso rappresenta tra i mercati tradizionali, tra i mercati storici, i mercati maturi, l'unico mercato veramente appassionato alla qualità, alla precisione, alla storia, al DNA delle aziende, al DNA del prodotto. Essendo questa un'azienda che ha tanto da questo punto di vista, ricordo che si tratta di azienda inglese del fine 800, diventata italiana ai primi del 900, azienda che ha inventato nell'800 il primo tessuto waterproof per impermeabili, che poi nel 35 ha invece creato l'oggetto Cult, che è quello che oggi si chiama Valstarino, quindi un'azienda che ha tante cose da raccontare e tante quindi possibilità di appassionare un pubblico attento come quello giapponese. Quindi c'è stato chiaramente un forte rinnovamento del prodotto, nei materiali, soprattutto nel fitting, per poter appassionare anche un mondo diverso, anche fisicamente. E la cosa è partita, direi, molto velocemente 3 anni fa, molto bene. A questo punto di vista sta crescendo in termini di numeri, ma sempre numeri di altissima qualità, e ci apre anche delle collaborazioni interessanti, in un'ultima quella con Le Garçon. Quindi questa sono già 2 stagioni, cioè l'invernale, questa primavera che viene presentata, la seconda stagione che viene fatta in co-branding con Le Garçon. Dalla prossima inizierà anche una collaborazione con Johnny Watanabe, quindi tutta una serie di opportunità e di occasioni sempre di grandissima qualità e di altissimo livello che partono dal Giappone per estendersi evidentemente anche al Valstarino. Cioè il giubbino ha come caratteristiche essenziali questo giubbotto, che ripeto è stato creato nel 35 dal proprietario di questa azienda, come caratteristiche essenziali nasceva con il pellame in pieno fiore e dal punto di vista stilistico presenta i due tasconi applicati e la maglia, i bordi, quindi fondo, polso e collo, e i bottoni. Queste sono le caratteristiche stilisticamente essenziali che non devono assolutamente essere cambiate. Questo è un capo che ha interessato tantissimo il mercato giapponese perché è un'icona accanto a cui stiamo rivolgendo l'attenzione nella seconda fase, è il mercato americano. Mercato che storicamente è mercato sempre frequentato dalla Valstar negli ultimi 100 anni, quindi un po' per tradizione, un po' perché di nuovo si parla di un mercato che può essere particolarmente ricettivo, è quello è la novità delle ultime 2 stagioni, al quale stiamo cercando di distribuire anche qua, sempre in termini qualitativi. Quindi la nostra intenzione ogni volta che approcciamo un mercato non è mai in termini quantitativi. Quindi in Giappone siamo partiti da Beams, Gizet, da United Arrows, per poi estenderlo ad altri clienti. In America siamo partiti da Board of Goodman, da Barnes, e da qui cercheremo di sviluppare la distribuzione. Quindi l'approccio è sempre di tipo qualitativo, prodotto, nei clienti, nel management, in qualsiasi cosa.